caso la figura umana è un mio modo di vedere, naturalmente, sono problemi miei, è un modo per misurare il mondo. La figura umana è una mappa, diciamo, dove appunto puoi cercare, cerco delle cose, magari sapessi che cos'è il corpo umano, non lo so, figura che disegno, dipingo, in qualche modo mi guarda, quindi è una sorta di specchio, diciamo così. Io mi ci rivedo sempre dentro. I colori non mi interessano, io non amo i colori sostanzialmente, amo i colori di terra, amo i colori, i rossi di terra, amo l'ocra, amo questi colori, amo il grigio, capito? Il nero, ma non... Ecco, non sono, ho sempre invidiato chi riesce ad usare un verde, per me è impossibile, non mi interessa, non mi piace, ma io non voglio fare il pittore da grande, capito? Non mi interessa. Se funzionano i segni, la materia, la dimensione, per me è già un messaggio, capisci cosa voglio dire? È l'insieme del quadro che se regge, se funziona, è già un messaggio, io non pretendo di dire, io non voglio dire niente, cioè non sono in grado di dire niente, io sono un po' cretino anche. Ma perché il quadro non è un elettrodomestico, non è una cosa che... non ha utilità, a che cosa serve? Quindi che cosa devi raggiungere? Non lo sai. Cioè a un certo punto il quadro ti rifiuta, ti scaccia via. E te ne vai. Fai un'altra cosa. È un coro, lo vedi? Ogni tesco ha una propria espressione. È argilla cruda questa qui. Ed è un lavoro che nasce nel... 92 mi pare. Sono delle piccole anime che così che cantano in modo molto gioioso. E quindi il teschio non visto così come oggetto che di per sé racconti la morte, anzi tutt'altro, credo che racconti paradossalmente la vita, no? E Napoli è piena di queste teste. E non solo, ma alle grotte delle fontanelle, fino credo a 20 anni fa, c'era il culto dei morti. E consisteva nel scegliersi una testa e poi curarla in qualche modo, e quindi era una sorta, diciamo, di psicanalisi gratis, diciamo, buon mercato. Era un modo per esorcizzare sia la morte che la miseria in qualche modo, e quindi era un contatto diretto col paranormale, o se vuoi meglio ancora con Dio. Qui c'è un riferimento preciso ai calchi di Pompei. Questi sono lavori composti di acciaio, gesso, ci sono le ossa umane. Questo è il famoso rosso pompeano. Questo è il vero rosso pompeano, questa era la pietra. Incredibile. Meraviglioso. Bellissimo. Questo fa parte dei nuovi scali. Oh.
sono state importanti perché sono in qualche modo sconvolgente, vedi, cioè la fissità, no, di questa, perché sono vere, sono false, non si capisce. Contengono l'anima di questi, non la è una cosa curiosissima vedere queste, insomma, per me è un po' come la Pietà, no? La Pietà di Michelangelo, questi corpi che non riesco ancora a capire se sono veri o falsi, in fondo sono dei veri falsi, capito? E questa sottile ambiguità che poi hanno, sono sculture, non sono sculture, hanno qualcosa di concettuale in sé che mi prende molto. Non sono dei veri corpi, ma non è neanche vero che non sono corpi. È una sorta di strano mistero, soprattutto se fai un lavoro plastico. È una grande emozione tentare di riprodurlo, no, in qualche modo, o tentare di spiegare a me stesso, ovviamente, il mistero di questi calchi. C'è anche proprio un tentativo di ricostruzione carnale, diciamo, della carne, della materia, no? Vedi, almeno i ragni apprezzano il mio lavoro, guarda. C'è una ragnatela bellissima. No, questa è stata fatta espressamente per quella situazione, diciamo. No, questo è un lavoro che mi è stato chiesto poi dalla fondazione e io ho realizzato subito dopo, insomma, credo 6 mesi dopo il terremoto. In questo quadro, diciamo, il mio lavoro è dilatato, nel senso che credo più che sia il formato, in questo caso, a raccontare qualche cosa di drammatico. Ma ogni artista è portatore di un suo piccolo mondo, diciamo così, che sicuramente può servire agli altri, ma non sono sicuro però di questa cosa. Voglio dire, uno porta delle cose, se qualcuno poi le prende, bene, ma neanche quello è necessario, insomma.